Cari lettori di Extreme Hardware, questo è il video di presentazione del nuovissimo Fan Controller Lamptron CM615. Siamo uno dei pochi portali, non so se ce ne siano altri, comunque fortunati a recensire questo modello. Modello particolarissimo, perché come leggete, Internet Controller, che significa Streamlined Touch Functionality to Control. Quindi in sostanza significa che ha un'interfaccia touch e permette il controllo delle ventole tramite internet, oltre ovviamente all'interfaccia touch. Questa è una caratteristica eccezionale e ce ne saranno altre, tra cui ad esempio il wattaggio per canale. Per quale motivo? Perché Lamptron specifica massimo 15 watt per canale. Cosa abbiamo qui? Tre Shite Ultra Case da 3000 RPM che consumano 7,2 watt l'una, quindi un totale di 21,6 watt. Come vedremo, l'unità è capace di reggere perlomeno ad 11 volte invece che i 12 nominali queste tre ventole. Quindi, in sostanza, sarà possibile un leggero overload. In sostanza, questi fan controller Lamptron li conosciamo bene. Ad esempio, potete notare lì sulla parete cosa troviamo. Bene, un fan controller Lamptron FC5V2, un altro V2, un CW611 e altri tre CW611. Questi tre sono imballati, li potrete vincere nel corso di nostri contest. Ad esempio, è appena terminato uno e stiamo aspettando appunto che arrivi al fortunato possessore e ci faccia sapere. Questi sono dei fan controller 1, 2, 3, 4 in edizione limitata, ne sono stati fatti 10 al mondo. E poiché c'è una particolare, cioè è impresso il logo, il nostro logo del portale direttamente sulla parte frontale del fan controller stesso. Quindi in sostanza analizziamo un attimo il fan controller. Questo è un alimentatore separato dal resto del sistema e adesso verrà acceso. Logo Lamptron, c'è una freccetta da sinistra. Cosa notiamo? Starting voltage 12 volt. In sostanza permette di far accendere le ventole, di farle partire, quindi erogando 12 volt immediatamente. E poi successivamente permetterà o di tenerle in funzione oppure di regolarle tramite una funzionalità automatica. In questo caso sono sul canale 6 e sono stati dati in automatico 5,7 volt. Quindi in sostanza le ventole già funzionano. Questa è una particolarità interessante anche perché il fan controller può essere attivato indipendentemente dal sistema. Comunque sia, per quanto riguarda i parametri tecnici, troviamo 148,5 mm di lunghezza, 42,5 di altezza e 63 mm di spessore posteriore. Le dimensioni del display sono 129 mm x 32,5 e il DC input a 12 volt, che è il connettore standard chiamato D, che appunto mostreremo nella recensione. Ah, ovviamente questa è semplicemente una presentazione video, quindi ci sarà una recensione scritta dove troverete tutti i dettagli, test e quant'altro, insomma. E questo ci teniamo a sottolinearlo perché non è una video recensione completa, è semplicemente una preview. Bene, quindi Lamptron specifica un DC output da 0 V a 12 V, più o meno 10%, regolabili tramite touchscreen, come vedremo fra poco. Output in ampere, massimo 1,25 A per canale, questi sempre i dati di targa, ma come vedremo saranno superiori. E massimo fino a 15 watt per canale, anche se in questo caso appunto abbiamo visto che va ben oltre. Range di temperatura non è specificato, ma si ipotizza appunto da 0 a 100 gradi centigradi. Per quanto riguarda i Fahrenheit, la questione si fa un po' più sottile perché non essendoci specifiche, io non mi chiamo Mago Telma, quindi non ve lo posso dire. Magari chiedete a lui per tutto quello che non vi diciamo in questa recensione. E il range di RPM, stesso discorso, si ipotizza da 0 fino a 9999. Il peso, chi se ne frega, e LED colori, assolutamente no, perché è presente solo questa colorazione, che comunque permette, diciamo, l'unica funzionalità è quella della regolazione della luminosità, fino allo spegnimento completo dell'unità, appunto, che mantiene
funzionamento. Sono presenti 4 preset, come vedete in alto a destra ci sono 4 piccole tacche e niente. Quindi il numero di canali, sono presenti 6 canali che sono identificabili toccando la singola ventola, quindi 1, 2, 3, e adesso non sto facendo pressione perché il fan controller è letteralmente appoggiato sull'alimentatore, non c'è nessun problema, però non è molto stabile. Quindi ecco 6 canali e l'interfaccia è touch, è presente un allarme che potete regolare via software o eventualmente direttamente qui, insomma seguite il manuale perché è abbastanza complesso spiegarlo. È presente il cambio Celsius Fahrenheit tramite l'interfaccia touch, è presente lo start boost e sono presenti 6 sensori di temperatura, uno per canale. Bene, questa era semplicemente la descrizione dei parametri tecnici. Quindi in sostanza la funzionalità è appunto abbastanza immediata, anche se tutti coloro i quali non hanno mai giocato con un fan controller touch all'inizio si potranno avranno sicuramente qualche problema. Comunque sì, bisogna toccare la ventola interessata, in realtà il canale, perché potrebbero essere insiemi di ventole. Ad esempio selezionando la 5 si arriva là, noi torniamo sulla 6 perché abbiamo tutte e tre le ventole impostate sul canale 6 con dei semplici sdoppiatori ad Y. L'utilizzo di questi sdoppiatori è consigliato con fan controller del genere, che permettono quindi una regolazione multicanale, ma soprattutto con wattaggi elevati. Quindi è possibile, premendo questo pulsante sulla destra, bloccare l'interfaccia, che quindi non sarà minimamente modificabile. Toccando lì si può sbloccare tramite, avete visto, un meccanismo a scorrimento laterale stile Apple. E qui si regola appunto il rumore, quindi non ci sarà quel beep precedente. Noi adesso lo rimettiamo per praticità. Come si regola una ventola? Bene, è molto semplice. Bisogna premere sul canale e comparirà questo slide che permetterà di spegnerla. Ad esempio, ecco, permetterà di spegnerla oppure di aumentare gli RPM fino a un massimo. Ad esempio adesso vediamo 100%, regge fino a 12 volt. Prima era scesa a 11 volt, in questo caso è risalita a 12, forse perché non avevo... Sì, potrebbe darsi che effettivamente arrivi... Sì, sembra reggere perfettamente. Bene, ricordiamo che sono 21.6 watt e ne specifica fino a 15. Quindi, come vedete, non c'è nessun problema. E questa è una cosa abbastanza comune, perché in realtà l'Amptron... ad esempio nel caso degli FC5U2, cioè i fan controller che vedete lì dietro, specificava 30 watt, ma era possibile mandarli addirittura in overload. In realtà sono casi estremi, insomma è consigliabile evitare, ma con così a tenere presente che è possibile farlo. Quindi in sostanza è possibile, tramite questo semplicissimo meccanismo di slide, arrivare fino allo spegnimento della ventola. Un'altra cosa interessante, ecco ad esempio che è possibile selezionare quindi il voltaggio oppure gli RPM. In questo caso le ventole sono spente, ecco sono appena ripartite al 32%, 840-900 RPM. Quindi è possibile regolarlo in percentuale, in voltaggio e in RPM, ma è possibile anche regolarlo tramite una modalità di controllo automatica, dove viene impostato il valore minimo e il valore massimo. È possibile anche impostare i preset di funzionamento tramite quel piccolo campanellino. Ma una cosa molto interessante è che è possibile anche impostare l'accensione e lo spegnimento del computer tramite questo piccolo pulsante e un meccanismo a scorrimento orizzontale come quello visionato precedentemente. L'accensione del computer, com'è possibile una cosa del genere? Beh, è possibile innanzitutto perché questo fan controller, nel frattempo abbiamo le tre ventole che girano, questo fan controller utilizza un meccanismo molto semplice in realtà,
che permette l'interfacciamento appunto con il PC. In questo caso quindi abbiamo un classico connettore USB a 4 poli, a 4 pin, che deve essere inserito nella parte posteriore del fan controller e direttamente all'ingresso di uno slot USB 2.0. E per attivare la funzionalità di accensione e spegnimento, invece, bisogna inserire questo all'interno del fan controller nello slot predisposto sul PCB posteriore e questo invece sul pulsante di accensione del case. Il che significa che una volta inserito questo nel power switch, sarà possibile premere quel pulsante, attivare il fan controller dopo che viene mostrato il segnale Lamptron e si accenderà il PC. E quindi in sostanza da lì, appunto, se leggete la recensione scritta, vi verranno mostrate appunto tutte le immagini relative al funzionamento dettagliato di questa unità. È davvero eccellente. Per quanto riguarda la disponibilità sul commercio, in commercio questo potrebbe essere un problema perché al momento non abbiamo informazioni attendibili e certe, anche perché generalmente sono un po' difficili da trovare, ma comunque sia teoricamente, insomma, fate riferimento alla recensione anche per questo elemento. Per quanto riguarda il prezzo, invece, dovrebbe attestarsi sui $109 e quindi circa 79-90 euro, circa 80 euro, che poi potrebbero diventare anche 90 euro in relazione appunto al negozio, alla disponibilità, ovviamente IVA compresa. E questo è quanto, fateci sapere cosa ne pensate della recensione scritta. Forza, bello, vai. Ah, certo, sta in automatico. Ah, geniaccio. Signori e signori, il CM615 vi saluta.